Dopo il video di questo pomeriggio sulla Corte di Giustizia Europea che potrebbe darci qualche speranza e farò un video in merito, passiamo a un argomento più leggero. Si fa per dire, il mitico Bassetti, che ha tirato fuori un'altra delle sue perle. Chi ha preso di mira questa volta? Difficile indovinare, chi può aver attaccato? Forse, non lo so, i bazzinati? No. Coloro che credono alla crisi climatica? No. Coloro che credono al vaiolo delle scimmie? No. E allora? Dai, chi ci rimane? I no-buds, ancora i no-buds? Eh sì, i caproni no-buds! Ascoltate che cosa ha detto questa volta su di noi. Era il 7 gennaio. Le vaccinazioni dovevano ridurre la mortalità, ridurre gli accessi in ospedale, ridurre le forme gravi. A me che mi frega se uno ha il tampone positivo e gli cola il naso per due giorni. Non era quello l'obiettivo principale. Poi certamente avremmo voluto tutti un vaccino che azzerasse anche i contagi. Evidentemente non c'è, ma non c'è mai stato per nessuna altra malattia. E questo è quello che purtroppo le caprette non capiscono. Purtroppo le caprette non capiscono, e sono tante, anzi i caproni, che vaccini perfetti non esistono da che il mondo è esistito. Meno male che ci sono i vaccini che hanno in qualche modo reso meno aggressivo questo virus come molti altri. Questa è evidentemente la storia dei vaccini. Qualcuno, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, quindi noi oggi possiamo convivere. Ecco, io chiedo una cosa. Io gli spazi delle capre Novax e gli spazi delle bestie ignoranti non li frequento. Non ho piacere neanche di vederli. Allora, chiedo a queste capre di rimanere nei loro spazi, lontani dai miei. Loro, il loro massimo dei Novax è venire a rompere le scatole al sottoscritto. Quindi il loro massimo è quello di venire qua, di venire a scrivere male, insultare, minacciare, insultare i miei figli, minacciare di morte. Ma perché? Ma chi vi vuole? Ma chi vi vuole? Ma chi vi vuole? Finitela! Non vi vuole nessuno. Vivete nel vostro mondo ottuso, chiuso, ignorante, squallido. Io non vi entro nel vostro mondo ottuso e squallido, e non cercate di non venire nel mio, perché io i miei spazi vi banno, vi chiudo, vi taglio, non dovete venirci. Con voi io non parlo, con la ignoranti, con le capre ignoranti io non parlo. Spero che sia stato molto chiaro il mio messaggio. Avete capito? Non dovete invadere i suoi spazi, ma lasciatelo stare, poverino. Andate sui social, nei suoi profili, e insultate lui e minacciate i figli. Ma dai, ma non si merita tutto questo. Lui non offende mai nessuno, avete sentito? Non ci ha mica offesi. Lui è sempre delicato e attento ad ogni parola che usa. Sì, non ha mai un linguaggio sopra le righe. Lui rispetta gli altri e quindi merita rispetto. E dai! Allora ha ragione lui, siete proprio dei caproni, eh? E tu, Mimar, che vai a prendere addirittura i video nei suoi profili? Shh, non dite niente, non dite niente, perché se lo scopre poi mi porta in tribunale, fino al terzo grado di giudizio, eh? Paura, paura! Il mitico Bassetti. Io chiedo una cosa. Io gli spazi delle capre Novax e gli spazi delle bestie ignoranti non li frequento. Non ho piacere neanche di vederli. Allora, chiedo a queste capre di rimanere nei loro spazi, lontani dai miei. Chiedo a queste capre di rimanere nei loro spazi, lontani dai miei. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.